E io che pensavo che i sette nani fossero davvero sette. No, 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 sono molti, molti di più, non ci credete? Dado. Devo dire che quando ero piccolo mi arrampicavo spesso sugli alberi, perché chiedo papà che alberi sono quelli, abeti e salici, mi rispondeva. Allora, devo dire che sono uno dei comici più giovani di tutta Italia, almeno ho bruciato le tappe, un po' come hanno fatto i sette nani quando hanno dato fuoco alle sorelle. I sette nani sono sette: Dotto, Eolo, Mammolo, Pisolo, Brontolo, Gongolo e Cucciolo, ma nessuno conosce gli altri, quelli che sono stati scartati dal signor Walt Disney quando nel 1936 fecero i provini per il film. I nani scartati di conseguenza non famosi ai più: Trucido, Sbrodolo, Zoccolo, Capezzolo, Svincolo, Nano dell'Anas, Bruco, Nano con l'acne, Murolo, Nano napoletano, Frustalo, Nano sadomaso, Prendilo e dammelo, Nani gay, Struscialo, Nano via del corso, Zerinol, Nano farmacista, Testicolo, che era più coglione di tutti, Sandalo, Nano da doccia, Bombolo, Nano obeso, Gondolo, il Nano di Venezia, poi c'era il Nano da fiume, Panfilo, il Nano della prateria, Bufalo, il Nano da cucina, Mestolo, il Nano poeta, Foscolo, il Nano fuori la porta di casa, Pianerottolo, il Nano che mangiava le mele, Torzolo, il Nano di colore, Somalo, il Nano che non si trovava, Eccolo! E poi c'era il Nano emarginato, Misolo, il Nano più furbo di tutti, Paraculo. E poi c'era il nano teppista, che era Vandalo, era quello che scriveva sul muro con la bomboletta spray: abbasso le donne. Dice: perché abbasso le donne? Se no, quando ci arrivo! E grazie.